Alessandro Portelli a Terni per presentare l'opera che parla di Terni. So che è difficile riassumere il concetto del volume in pochi minuti, ma le chiedo: Terni, laboratorio d'Italia, qual è il motivo di questo concetto e secondo lei cosa è successo a questa città? Ma la frase laboratorio d'Italia la prendo da due delle persone che ho intervistato, molto diverse fra loro, che tutte e due hanno parlato di questa cosa. Cioè di Terni come un posto dove la storia d'Italia avviene a volte in anticipo, a volte con più radicalità. E il libro è un tentativo di raccontare come ha fatto una città che un tempo era rossa e operaia prima a darsi a una destra radicale e poi a eleggere un personaggio imprevedibile come Bandecchi. Al tempo stesso è anche un tentativo di capire quali sono le tendenze, i tentativi di costruire un'identità della città dopo la crisi, il ridimensionamento della fabbrica e le sconfitte subite dal movimento operaio. Quindi in questo senso, diciamo, quello che rimane è un po' un punto di domanda, nel senso, perché i tentativi di cancellare la storia industriale, la storia operaia della città sono stati fallimentari, al tempo stesso inventare alternative non ci si è ancora riusciti. Il rischio è che l'unica cosa che rimanga è trasformare Terni in una periferia di Roma e sarebbe un disastro culturale dolorosissimo. Secondo lei la chiave di volta principale di tutto questo sviluppo qual è stata? Ma sono due: una a livello globale, cioè in tutta Italia è andata avanti la destra e quindi Terni non è che sta sulla luna, e l'altro è il pesante ridimensionamento della classe operaia, cioè questo ridimensionamento che è andato anche accompagnandosi a una messa in discussione del ruolo stesso che la classe operaia aveva nella città. Numericamente, politicamente, la classe operaia non è più il punto di riferimento centrale della città e quindi apre lo spazio, apre il terreno a altre illusioni di cambiamento che sono andate, si sono rivelate illusioni. Lei lo ha già definito imprevedibile. Sì. Le chiedo allora come colloca l'attuale sindaco di Terni? Ma come è molto difficile collocarlo, chiaramente ha una storia di destra radicale che nel suo stile è chiaramente riconoscibile. Lui ha puntato però anche a raccogliere qualche tipo di consenso fuori dell'ambito della destra, con gesti simbolici anche non trascurabili, so io, iscrivere all'anagrafe i bambini delle coppie omosessuali e cose di questo tipo. Chiaramente lui è arrivato a Terni con una proposta di affari. E non credo che lui si dimenticherà mai di essere prima di tutto questo, un imprenditore alla ricerca del profitto come tutti gli imprenditori.